Eccoci tornati, buon pomeriggio, quasi buonasera. Sono le 18:36, noi siamo in diretta. Qui, siamo in diretta, rigorosissima diretta come ogni pomeriggio. Alle 15:30, alle 19:30, ma adesso, adesso spazio alla musica, spazio largo alla musica, perché sono qui in studio con noi i nostri amici, i nostri affiliati, anche affezionati, le nostre cavie anche se vogliamo, le vedete, Kina e Alex Labbé. Buonasera. Grazie, buonasera. Grazie a voi ragazzi. Facciamo le congratulazioni a Kina, perché come sappiamo, insomma, Chiara Nasti e il Zaccagni hanno dato alla luce Tiago, ovviamente c'è questa somiglianza importante. Alex, vabbè, ancora la tua somiglianza non l'abbiamo, ma la troveremo, Noi ci siamo fatti una promessa il mese scorso, ci siamo promessi che oggi, 18 novembre, sareste tornati qui a pomeriggio con noi, sì, a farci un'anteprima di qualcosa, ragazzi. Esatto, perché c'è Demoni, questa canzone di Kina e Alex Labbé, che avevamo detto, un mesetto fa più o meno, ci avevano raccontato, ragazzi, uscirà, quindi tornateci a trovare, quindi eccoli qua che sono tornati Kina e Alex Labbé. Io non ricordo questa promessa, ma mi sono trovato qua per caso. Allora, guarda, abbiamo sei stato ipnotizzato mezzi. Per caso? No, però ho visto che usciva, quindi può essere. Può essere, però noi potremmo ricicciare quel momento, ma non lo faremo okay. Perché siamo... Lo rinfreschiamo noi, visto che è uscita, fresca. È uscita a mezzanotte. Questa notte... Demoni è fuori, tutti Digital Store, e come promesso eccoci qui con voi. Siete contenti? Ah, però lui dice che ce l'ha promesso e tu no, come funziona sta storia? Non lo so. Perché non c'era lui quando l'ultima volta, era non c'ero io. Era Gigi l'ex. Ma prima o poi riusciremo a far suonare la chitarra a Kina, cioè... Ah, dipende se volete qualche gaffo pesante. O ci accostiamo un piano. Ci hai mai provato? Diciamo che ho sempre più guardato la tastiera che la chitarra. Però anche quella è difficilissima. Io ho dei video imbarazzanti di lui che suona la chitarra, ma non ve li farò. Io ci ho provato ieri in diretta, l'ho fatto tra l'altro. Ecco, non ho nemmeno rivisto quel pezzo, una roba. Vabbè, in studio da sempre il peggio di noi, capito? Sì, se tirano fuori tutti i mostri. Se avete capito, Kina è di Roma, no? Per dire, se non ecco. Allora, ragazzi. Certo, perché Demoni è oggi bella, libera. La canzone, voi decidete. Allora, o facciamo prima il giochino o facciamo prima la canzone. Beh, io direi di fare prima la canzone, di ascoltare prima Demoni, no? Ha deciso te, quindi non decidi. Oppure prima no, facciamo io vi do, il giochino, vi do un così piccolo poi... spunto, così per trovarci tutti meglio. Come, oppure facciamo un piccolissimo giochino facciamo e poi, un piccolissimo giochino e la canzone e allora, continuiamo col giochino. Okay, ragazzi, perfetto. Allora, siccome noi siamo buoni, andremo su sport. Come vi trovate sullo sport? Bene? Ignorantissimo. Ok, male. Perfetto. Allora. Ma qua manca tutti gli altri fori. Non è vero, sono quattro, erano quattro, uno, due, tre, quattro. No, manca la geografia, manca tutto. La geografia, lo sport. Vabbè, ma ci avete solo lo sport. Siete fortunati. Che Francesca ha deciso di rompere. Un po' di cultura generale per quanto riguarda lo spettacolo. Allora, ci proviamo. Beh, questo è facile. Vai, Francesco. Chi inizia? Kina? No, vi dovete prenotare. Dai, insomma. Vi dovete prenotare con una smorfia. Decidete una smorfia. Ok, io già ce l'ho, non so se. Allora, aspetta, vediamola. Prima Alex Labbé ci fa vedere la sua smorfia. Prima così. Come? Ok, Kina. Ma che smorfia è? Ma no, devi fare qualcosa tipo, non lo so. Wakanda. Proprio così. Ma fai quello. Okay. Perfetto. Allora, la facciamo semplice, guarda, facciamo questa sì, qui, sì. Se è facile, facile. Da quale isola? Su di loro anche, Emanuele, così vediamo chi si prenota prima, eh. Da quale isola proviene Cristiano Ronaldo? Madonna. Oddio. Diamo un piccolo spoiler, c'è una M. C'è un hotel adesso, fanno certo. Anche i capelli. Certo. Siamo saliti del pubblico? No, non c'è nessun pubblico. Cambiamo domanda? Male, ragazzi. Allora, domanda. Chi è considerato il re del rock? In Italia Elvis. O nel mondo? Nel mondo. Elvis. Bravo! Elvis, 1-0 per Kina. Bravo. Facciamone grazie. Sulla musica bravo. Le domande, dai. 1-0. Allora. Beh, questo è facile. Questo è sicuramente facile. Quale sport pratica Tony Elias? Pensate, uno si chiama Tony Elias, che sport può fare? Indizio? Che gaffe questa sera, ragazzi, che facciamo? Questa sera proprio... Facciamo così, andiamo sulla musica. Allora, andiamo sulla musica. Sì. Allora, questa, ragazzi, tenetevi pronti con le mosse. Di quale gruppo è la canzone Let It Be? Ho fatto apposta per farlo pareggiare. I The Beatles. Bravi. Allora, sul cinema come state messi, ragazzi? Sul cinema? Sì. Ah, dai, figo. Allora, quindi state messi bene sul cinema? Non penso. Va bene, però state messi io bene sì, sul io allora, forse sì. Chi è l'autore dell'Odissea?
Alex LaBey. Aspetta, però ho visto. Fa così. Omero. Omero. Bravissimo. Qua siamo ormai. Io ho suggerito. Stiamo andando male. Allora, beh, insomma, questa qui penso che Kina non la possa sbagliare. Beh. Francesca, fai la tua. Vado io. Sento la pressione addosso. Questa, ragazzi. Di quale pittore è l'urlo? Vabbè, fammi pareggiare. Fammi pareggiare. Cognome, eh? Vincent? È rimasto così, Vincent? Van Gogh. No! Monk. Bravo! Alex, bravo. Beh, direi che c'è una disparità che potremo però andare magari a colmare ad dopo la canzone dopo, Demoni. Però, no, Demoni l'avete già raccontato qualche settimana fa, perché Demoni, visto che ha vinto Alex Albello, facciamo rilassare. Kina, perché Demoni? Dopo 50 euro questa cosa. No. Perché? Ma Demoni è un pezzo che nasce da... innanzitutto da un periodo, ok? Sempre da un po' da quello che viviamo, come poi avevamo già raccontato. Demoni nasce per raccontare un po' lo stato d'animo interno di una persona che può avere nella vita quando a volte magari combatti con dei periodi o con dei problemi o con delle cose interne tue personali e magari vorresti che il mondo fosse più morbido verso di te in quei periodi, però non è sempre così. E Demoni nasce proprio da quello, da un nostro momento di necessità di avere più leggerezza da parte di quello che ci circonda, proprio perché stiamo magari affrontando dei periodi delicati. E mentre questo non arrivava, però arrivava Demoni. Bene. Alex LaBey, hai fatto una faccia come a dire... Che risposta che ha dato Kina? E possiamo dire che questo ha ribaltato tutto. Ha ribaltato i risultati. Per me il vincitore è Kina. Perché lui mi diceva via scuola da bambino, io però... Ma tu ci hai messo il cuore in questa risposta. Esatto. Allora, noi vi lasciamo lo studio adesso. Addirittura. Certo, adesso si spengono le luci, succede una cosa bella. Non vi spaventate, avete paura del buio? No. Io no. Bene, allora adesso vi spegneranno le luci, noi usciamo, lo studio è vostro e ci fate ascoltare Demoni. Va bene? Kina e Alex... LaBey. Tra la polvere rimango in bilico, paure gridano dentro la mia mente. Lotto con i demoni miei, ma so che tu non capirai. Questa ruggine, logora l'anima, muore una lacrima, pioggia dentro di noi. Nel buio cerco la luce, anche se è già tardi oramai. Pensieri uccidono, risposte non ne ho, domande rimbombano dentro me. Sento il tempo scorrere, sta qui passata a vincere, ho perso tutto pure me. Un altro inverno se ne va, ma gelo resterà. Voci che mi assillano, non posso restare qua. Non vedi che sfigurano il volto di questa realtà. Oh yeah. Fotogrammi di giorni in cui guardavo il mondo con gli occhi giù. Lo sai, andrà avanti, notti buie, perché indietro non posso più. Sensi di colpa bruciano, ferite non guariscono. Potevi aiutarmi solo tu. E tra la polvere rimango in bilico, paure gridano dentro la mia mente. Lotto con i demoni miei, ma so che tu non capirai. Questa ruggine, logora l'anima, muore una lacrima, pioggia dentro di noi. Nel buio cerco la luce, anche se è già tardi oramai. Ingoio il male da sempre, baby stiamo nel letto e non in mezzo alla gente. Da soli dentro al buio, tra mille sigarette, scuotere le paure finché la pioggia smette. Voglio se ti perdo, meglio che non penso, da solo fa freddo e tu sei un incendio. E non sfiorare il mio cuore, troppo pieno di tagli, ho oscurato sto sole con valanghe di piante. E tra la polvere rimango in bilico, paure gridano dentro la mia mente. Lotto con i demoni miei, ma so che tu non capirai. Questa ruggine, logora l'anima, muore una lacrima, pioggia dentro di noi. Nel buio cerco la luce, anche se è già tardi oramai. Grazie. Bravi, bravi.
Bravi, complimenti, bravi, ma che bello bravi, che siete bravi, tornati bravi, da noi. Oh. Ora ci siamo rilassati. Oh. Adesso facciamo altre domande, non vi preoccupate. Bene, posso dire una cosa, però non vi dovete arrabbiare con me. Voi qualche settimana fa siamo di qui, ci avete fatto ascoltare? Amnesia. Non lo so, cioè ovviamente sono canzoni che andando ad ascoltare su Spotify, su YouTube, non sono in acustico, quindi sono diverse ed è molto più difficile farla in acustico. È diverso. E in acustico arriva forse più questa. Addirittura. Non credete? Sì. Beh, bello il feedback. In acustico? Anche perché noi comunque diciamo che l'acustico, comunque portare i nostri pezzi anche in versione acustica è una cosa che abbiamo sempre fatto. Ma è una cosa difficilissima. Perché ci piace molto. Ma in realtà non lo so se è difficile. Io ho preso la chitarra, abbiamo detto facciamola in acustico. Ho tirato giù qualche accordo che poteva andare bene. E ci è venuta così. Quindi sì, siamo contenti che però ripeto, penso perché comunque sì. Lo abbiamo sempre fatto da quando abbiamo iniziato a produrre i nostri pezzi. Quindi c'è anche poi una linea che ti porta ormai a capire la chiave per arrivare a farli in acustico. Bella, ci è piaciuta veramente tanto. Grazie. Questa complimenti, demo, no? Ragazzi. È sì. Molto gentile come canzone, molto raffinata, nonostante il titolo sia un titolo forte, perché i demoni non sono. Sì, no, infatti il titolo è forte, come poi. Può ingannare il titolo, ragazzi. Sì, assolutamente sì. È stato anche un po'. Non fatto apposta, però. Diciamo. L'impatto di quello che abbiamo scritto mentre. Creiamo il pezzo, come lo chiamiamo, come chiamiamo il pezzo? Demoni. Quando lui ha scritto il ritornello è stato chiaro che quella era la chiave di tutto quello che stiamo scrivendo e quindi ho detto, beh, buon impatto anche questo e quindi vai così. Bene, bene, bene. Allora, siete usciti su tantissimi giornali, anche grazie ad Amnesia che ci avete fatto ascoltare, no? Qui a pomeriggio con noi, avevate promesso di portarci Demoni, lo avete fatto. Adesso ora, la prossima promessa, la prossima, qual è? Che a facciamo? Quando andrà? Spoiler su spoiler. Allora, partendo che ci avete anche una figura dietro le telecamere in questo momento sta vigilando, che Andrea gli annuncia, che noi salutiamo e ringraziamo sempre per l'apporto che dà. Andrea, grazie Andrea. Ci possono raccontare tutto? No, non ci sono problemi. Ci possono raccontare. Lui dice di sì, ha detto di sì. Era un palese sì. Era anche contento di dire sì, quindi raccontateci tutto. Io non ho avuto la stessa impressione, sinceramente. Dice, sì. Ma no, perché c'è la telecamera davanti e le camera ho capito male. L'hai visto male. Ok. Diteci. Beh, il prossimo lo portiamo a gennaio a questo punto. No, ma non possiamo stare fino a gennaio, ragazzi. Qualcosa un singolo natalizio? Allora, jingle bell, vogliamo fare adesso così estemporaneo? No, adesso no. Freestyle. Meglio, però. Allora, un freestyle jingle bell? No. Ma no, non lo possiamo fare. È lui che l'ha detto. Ma tu col freestyle come sei messo? Ma io... freestyle lo faccio, piace farlo, ora non lo facciamo, il livello ovviamente non sarà diciamo come... Lui è un po' in imbarazzo perché non si ricordava di Monk, dell'urlo, quindi è un attimo un po'... Grazie che me l'hai ricordato. Però il freestyle è una cosa che faccio, che mi piace, anzi mi piace fare, quindi... Ti faccio una domanda da ignorante, no? Freestyle, tu impari una serie di parole, ti vengono spontanee, oppure già disegni qualcosa e poi le tiri fuori all'occorrenza. Studiare... C'è un archivio dietro. Sinceramente no, cioè per quanto riguarda me no, non c'è un vero e proprio studio, c'è un tanto allenamento. Cioè comunque c'è tanto per farsi venire in mente che padella fa rima con scodella, rotella... Vedi, a me si ferma qua, rotella, padella, scodella, coccinella, pappardella. Cioè, però capito, non sono sorella. Parole, non sono parole collegabili. Sai, nella mia mente... padella, una buona coccinella, a me verrebbe questa. Ma se te l'ho detto io, mi potevi dire sardella. Per questo dimostro che a me io non ho fantasia. Allora, diciamo che nella mia mente, almeno per me, scatta questo. Dopo tanto che lo faccio, diciamo che anche il vocabolario che si amplia, no? Cioè, nel senso fai bagaglio di tutto, quindi questo mi permette di conoscere più vocaboli. Poi, sempre grazie a tanto allenamento e tanto lavoro, è comunque anche una passione perché io lo faccio anche a casa o con gli amici, cioè mi piace tantissimo. Poi diventa naturale, cioè un po' come andare in bicicletta. Ma okay? È come qualunque cosa che uno impara, no? Cioè, prima la fase che devi stare attento. Poi diventa inconscia, automatica, e quindi
Quindi non ti devi creare dei problemi, padella, non ti importa. Viene da solo, lo so che sembra un po' simile. Ci arriva un pomeriggio con noi, entro la fine della fra, cioè abbiamo ancora 9 minuti più o meno, entro là, ci fai anche un... Va bene, pomeriggio con noi, si inventi una cosetta, se ti va, se no lasciamo stare. Allora, vogliamo fare una domandina, ragazzi, perché io ho visto che durante la canzone, Francesca appena inizia a suonare Alex LaBey, inizia a canticchiare, no? Poi arrivi tu anche, lei si gira e fa... Ammazza, ecco, poi si gira verso la colonna, mi ruba la penna e scrive qualcosa e mi sussurra all'orecchio queste cose qui. Io adesso vi farei leggere in camera, no, ma lo faccio leggere in camera, anzi prima lo faccio leggere ai ragazzi. No, ai ragazzi no, perché poi... Perché poi si capisce la faccia. Mica, ragazzi, allora, Emanuele dimmi tu come mi posso mettere, lo facciamo con la 4 così, con la 1, benissimo. Allora ragazzi, ora voi ditemi. Voi non guardate il monitor. Ma era una cosa da fare in chiusura. Ma la faremo in chiusura. Se capite quello che c'è scritto qua, aspettate, ecco, ora, secondo, io leggo solo Alex LaBey, tanto ma potete leggere quanto vi pare, tanto non capirete nulla. Qual è stato il primo film Disney, Biancaneve, uscito nel 1937? No, queste sono però altre cose. Era uno spoiler per la perfetta chiusura della nostra intervista. Ma si capisce intervista. Qualcosa, scrive come un dottorino, i dottori fanno la ricetta, che butta Francesca Romano, ma che è la stessa cosa. Allora, io leggo, formaggio, se non sbaglio, no? Forma, allora ragazzi, vai, tanto capisci domanda, rimettiamo la canzoncina del canzoncina del allora andiamo sulla musica italiana, che fatica. Allora, cantava Renato Zero, quale forma geometrica? No, posso fare già, certo, giusto, triangolo. È il triangolo, esatto. Bene. Io negli occhi di Kina leggo per colpa, non so di cosa, anche un po' di imbarazzo, che mi guarda e dire posso, un po' di timore, non avere paura. È colpa di Mogo, la pena colpa di tanto, oddio, scusa. Andiamo sulla cultura adesso, sulla cultura, sulla letteratura. Eccoci qua, la letteratura. Visto che voi comunque, cioè, siete... Anche voi, dei letterati. A parole tue, dei letterati, sì, certo, che scrivono. Scrivete, fate musica. Mi ci metto anch'io insieme a loro. Ma te non sei letterato. Allora no, me ne vado. Allora, chi è l'autore di Giulietta e Romeo? Mannaggia, mi sta piantando sull'ansia. Il grande William. Però non hai fatto le... Te copio. Aspetta, Romeo. Ok. William Shakespeare. Alex LaBey, comunque. Allora, ci ho talmente tanta ansia di queste domande che pure quelle che sono non riesco a rispondere. Guarda, di che stato mi piace fanno parte... Però mi piace la sfida. Di che stato fanno parte le Hawaii e chiudiamo? No, Alex LaBey. No, non posso. Vai. Alex LaBey, non capisco. Come? Bene! Sì, no, io lo sapevo, ma ormai tanto l'ansia è completa, l'ansia è completa ormai. Ma questo è il bello della diretta. Questo è bello, guarda che prima lei ha fatto a me, una figura. L'ha fatto nera. È stata una figura pessima la mia. Quindi a gennaio tornate. Sì, diciamo che Demoni non esce da sola, non è... Qua mi esce il disco, mi esce! Il disco, che voglia di disco! No, quello è un altro. Vabbè, non il è disco, loro, rimaniamo è un altro. Vabbè, sempre un disco. Mi esce il disco, che si chiama? No. Non ne sapevo niente del disco. No, allora, non è, non è il disco? Diciamo che non è il disco. Diciamo che se vogliamo parlare di disco... Parliamo di quello disco, che non si sa ancora, di quello che non si può. Se vogliamo parlare di disco, sicuramente al momento opportuno... il lavoro è tanto e al momento opportuno ci sarà. Diciamo che è un po' anche i pezzi che escono e i singoli che stiamo per portare tra il 2022 e il 2023 fanno parte di un progetto. Ah, questa è la risposta diplomatica e molto vaga del mio collega Kina. Il prossimo anno uscirà disco. Oh, a gennaio, quindi, 2023. Allora, a gennaio ragazzi, potremmo anche dedicarvi un'ora intera in cui ci fate sentire poi tutto il disco. Assolutamente sì. Il disco intero. Assolutamente. Liberiamo lo studio, cantate, ballate. Però a gennaio c'è qualcosa prima del disco. E che c'è a gennaio prima del disco? Un talent show, che c'è? La gemella di Demoni. Angeli. Non viene da sola. Guarda che Kina è forte. Guarda che Kina sa che si è meritato una cosa. Non me ne vorrà Alex. Vai a dare un bacino. Kina, questa è una penna dell'Università di Studi Niccolò Cusano, che è mia personale, anzi nostra, che ce l'abbiamo nei nostri cassetti. È anche vissuta. Scrive molto bene, però vedi, è rotta perché il cappuccio l'ho strappato giocandoci. Con questa ci scrivi il disco, ci firmate il vostro prossimo contratto. Dietro la regalo. Guarda, assolutamente. La regalo. È un omaggio, non il regalo, un omaggio. Ma grazie, guarda, grazie veramente. Metti nel taschino. Però anche ad Alex, vi manderò un video mentre scrivo. Dividetela in due la penna, insomma. La meritata oggi.
piena. Tanto già il foglio è sempre diviso in due, scrivi tu, scrivo io, quindi faremo un foglio e una penna sola. Sono contento di aver omaggiato Chiena di una penna. Ce n'abbiamo un'altra per Alex La Bay, per favore, se riusciamo a trovarla. Sennò poi ce l'ho in redazione, poi te la spediamo. Ma questa ormai fa parte del duo, del nostro. Guarda come condivide Chiena, cuore d'oro, il rapper dal cuore d'oro. Va bene, quindi sì, però adesso non è che scappate. La notizia quella forte, qual è? Ma c'è Andrea che mi sta dicendo, la possono dire? Andrea, hanno bisogno del tuo consenso per dirla, quindi per favore, dai, no. Vedi che Andrea ride. Io vorrei sapere qual è sta notizia. Ma c'è una grande notizia, voi la sapete, perché Andrea dice... La sapete. Chi ne è più vero di Alex La Bay? Alex lo sa, ma diciamo che io, ripeto, ho sempre un po'... Siete scaramanti. Un problema con gli spoiler, però, allora, no... Sono belli gli spoiler. Diciamo che ci sono tanti progetti in corso. Una cosa che stiamo per fare è che sicuramente nei prossimi mesi avremo tanti eventi live dove è possibile venirci a vedere. Mm-hmm. Uno dei primi è il 28 novembre a Roma, in un evento che si chiama Roma Music Festival, scusate. E poi ce ne sono altri più importanti, che però è giusto che vengano annunciati. Certo. Da chi devono essere annunciati? E qua vabbè, apriranno il concerto di qualcuno, ma voi sarete comunque i primi a saperlo. Il concerto di qualcuno, immagino. Primi a saperlo, però ci sono. Guarda come glissano, tanti... fanno finta di niente. Ci sono tanti eventi. Saperlo. Tanti eventi live che vabbè, stanno adesso, arrivando. Fra quant'è la pubblicità? Non leggo, 2 minuti. Fra 2 minuti non lo sapremo. Non i ragazzi della redazione, la regia. Regia, voi no. Redazione, ma non direi voi niente. No. Ma non dirò niente. Di cosa? No. Scusa. Di cosa? Di che stai parlando? Di che stiamo parlando? Non lo so, ma noi siamo invitati, nel senso al... Ragazzi, oggi sono confuso, non capisco. Dovresti già saperlo parlando. Che sei invitato, no? Siamo già invitati. Non ti è già arrivato l'invito? Non mi è arrivato nessuno. Non ti è arrivato? No. Ah, forse sta arrivando per posta prioritaria. Dici? Ci metto un po' speriamo di no, perché generalmente sono molte quelle che arrivano. Allora... Ragazzi, grazie davvero per essere stati insieme a noi. E ci siamo anche divertiti. Grazie mille. Allora, ragazzi, un'ultima domanda. Con cosa lottano Chiena e Alex La Bay? Con i demoni. Tutti i demoni del mondo. Quindi, mi raccomando, andate ad ascoltare il singolo di Chiena e di Alex La Bay su Spotify, yes. Tutte le piattaforme di streaming di musica. Di musica, beh, già è americana. Di musica, quindi ragazzi. Perché è uscito Demoni e arriverà anche... Arriverà anche senza di te. Senza di te? Senza di me? Senza di te. Senza di te, Francesco. E come senza di me? Vabbè, allora me ne vado, pubblicità, la do io la pubblicità.